inseguimento alla circonvallazione, un arresto all'alto imposto dal personale di una volante della Polizia di Stato, il conducente di un'autovettura accelerato nel tentativo di darsi alla fuga da via Nizzete fino al viale Marco Polo, quando il conducente, un pregiudicato di 26 anni, ha perso il controllo e, dopo aver speronato la pattuglia della polizia, si è schiantato contro un albero. L'uomo aveva con sé 2 grammi e 31 di cocaina e 1.450 euro in contanti. È stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Commerciante e usuraio. Beni per 55.000 euro sono stati sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza a carico di Gianfranco Messina, amministratore di una società che opera nel settore dell'abbigliamento. L'imprenditore avrebbe prestato a tassi usurai 20.000 euro a un agente di commercio in difficoltà, chiedendo la restituzione di oltre 60.000 euro e pignorando l'immobile del suo debitore. Caravaggio in mostra a Catania. Dall'1 giugno al 6 ottobre Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, sarà protagonista d'eccezione in città con 36 opere, 4 delle quali autografe, che troveranno collocazione nella nuova Pinacoteca Comunale dell'ex monastero di Santa Chiara. Caravaggio, la verità della luce, è stata presentata dal presidente di Metamorfosi, Pietro Folena. Lo sentiamo. In quel periodo siciliano, che è una fase ormai finale della sua vita, anche se lui è molto giovane, realizza dei capolavori pazzeschi, fortemente segnati da un suo rapporto con questa terra. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it, ai nostri canali social e al settimanale Catania Free Press Online, da queste ore in diffusione. Tra gli argomenti proposti, con Franco Battiato, viaggio nell'altrove a 3 anni dalla scomparsa, il caso di Corso Martiri della Libertà, tante domande al sindaco Enrico Trantino, 2 fratelli, uno chef e un architetto riqualificano Piazza Gandolfo. Il prossimo notiziario flash domani alle 20.30.